Ciao ragazzi, di nuovo bentrovati a tutti voi da Manuel. Questo, come potete vedere, è il bar del calcio, quindi benvenuti nella nostra meravigliosa community. Community, ogni tanto mi si incorda la lingua nei denti. Partiamo con la nostra intro. Cara community del Bar del Calcio, ben trovata. Ti ricordo che sono in vendita i miei libri, a cominciare dall'ultimo che ho pubblicato, Fuggire per rinascere. Trovate anche gli altri due libri, Una storia vera e La stella verde. Tutto in descrizione a questo video. Avete tutti i riferimenti qualora siate interessati all'acquisto. Ti ricordo inoltre il nostro sito velodicoqui.com, all'interno del quale, come potete vedere, una volta entrati nel sito, cliccate sul bar del calcio, cliccate di nuovo sul bar del calcio e si apre la sezione dedicata a tutto ciò che riguarda appunto il mondo scritto del nostro canale, con opinioni personali e di tutti coloro di voi che volessero esserne parte integrante scrivendo articoli. Sulla destra, attenzione, molto importante, cliccate il tasto Segui per entrare a far parte dei fedelissimi della community. Vi ricordo, come di consueto, che nel sottopancia scorrevole e in descrizione a tutti i video trovate tutte le informazioni riguardanti il bar del calcio. Mi raccomando, ragazzi, ok? Allora, ragazzi miei, io vi devo dire la verità. Parlo per gusti personali, per il mio modo di intendere il calcio. Quindi tenete sempre presente che qui parlo di un mio punto di vista, parlo di mie opinioni. È sempre importante perché, soprattutto in questo periodo che c'è un'ondata di nuovi arrivi, e vi ringrazio di far parte della nostra community, è importante specificarlo perché altrimenti si rischia facilmente di farsi un'idea sbagliata sul sottoscritto, ma soprattutto sui contenuti di questo canale. Proprio in questa ottica, oggi voglio dirvi la mia in merito ad un calciatore che già da diverso tempo è stato accostato alla Lazio, ma ahimè, e già dicendo questo capite qual è la mia direzione, ultimamente non se ne parla più. Sto parlando di Bazar. Attaccante giovanissimo, nato il 31 gennaio del 2004, quindi proprio un ventenne fresco fresco, punta centrale del Partizan Belgrado, piede destro. Raga, a me questo mi piace tanto. Anch'esso fa parte della scuderia Raiola, quel Mino Raiola, per chi non lo sapesse, al quale la Lazio ha dato mandato per trattare direttamente, questa è un'altra cosa che solo nella Lazio succede, un giocatore della sua scuderia, Stanks. Quindi la trattativa Stanks Lazio, che ancora è in piedi, la sta curando in prima persona Raiola. Quel Raiola che nel maggio del 24, quindi appena un mese fa, propose Bazar alla Lazio. Bazar che fu bocciato da Tudor, all'epoca ben saldo alla panchina biancoceleste. Non appena Tudor è andato via, Raiola ha ribussato toc toc alla porta della Lazio per riproporre questo ventenne attaccante, ripeto, punta centrale del Partizan Belgrado. Quel Partizan Belgrado, arrivato secondo in classifica a soli 7 punti dalla squadra che poi ha vinto lo scudetto, quindi la Stella Rossa. Vi dico la verità, questo giocatore non lo conoscevo, sono entrato a conoscenza proprio nel momento in cui è stato avvicinato alla Lazio. Però io vi dico una cosa, ragazzi. Vado controcorrente, non mi interessa che sia un nome sconosciuto. Ragazzi, a me questo mi piace perché mi dà l'idea di essere un giocatore vero. E come se è vero, ragazzi. Sempre secondo il mio punto di vista, eh? Tornando a quello che vi ho detto poco fa, forse il fatto di pensare che alla Lazio sia stato proposto a maggio e poi la Lazio lo abbia proposto nuovamente anche a Baroni mi può far pensare che questo giocatore la Lazio ce l'abbia in pugno, o meglio ancora, che la Lazio abbia la priorità su questo giocatore. Il costo è alla portata nell'ottica di questo ridimensionamento che la Lazio sta vivendo in questo calciomercato estivo 2024. 5 milioni di euro, massimo 6, ti è ma largo a 7 e te lo porti a casa. Quindi rientra ampiamente nel budget della Lazio.
Vi starete chiedendo, Manuel, ma perché ti sei così innamorato, ti piace così tanto sto giocatore? Chiariamo subito una cosa, è un giocatore ancora acerbo, a 20 anni, ma per quello che fa ai suoi 20 anni, questo ragazzi c'ha un potenziale da sviluppare mostruoso. Mi espongo, mostruoso. Segnatevi questo nome, Bazar. Segnatevelo e fidatevi di me. È un giocatore tosto, tostissimo nei contrasti, non tira mai indietro il piede e questo lo sapete tutti, che è una cosa che io adoro e che soprattutto per quanto mi riguarda il mio modo di vedere calcio deve essere proprio alla base, uno dei fondamentali del giocare a calcio. Se a questo aggiungiamo anche una buona velocità, ragazzi, considerando la sua statura, vi ricordo che Bazdar è alto 1,86 m, considerando questa statura, è rapido, ragazzi. C'ha un'ottima velocità, buonissima tecnica, anche un'ottima tecnica. Mi piace come tratta la palla. Questo alla palla gli dà del tu, non è uno che ce litiga, che la prenda a schiaffi, per intenderci. Questo è uno che quando colpisce la palla gli fa fare il suono magico di chi sa colpire la palla. E chi ha giocato a pallone sa perfettamente cosa intendo. Per parlare dei numeri di Bazdar, mi sbaglio sempre. Ha giocato 31 partite, segnando 8 gol e regalando un assist. Queste sono statistiche prettamente riguardanti il campionato serbo. Tornando alle caratteristiche di questo ragazzo, è molto bravo, ad esempio, negli inserimenti, ma è anche bravo nel dettare i passaggi ai compagni. Anche questa è una caratteristica che in qualche modo lo fa diventare polivalente. Ma attenti, per il suo modo di giocare, questo è buono a fare bene la punta centrale, non inventiamoci niente. Punta centrale, ma per come l'ho visto giocare io, può fare anche la seconda punta dietro appunto alla prima punta. Ci può stare, sapete perché? È bravo pure a dettare l'ultimo passaggio, a mandare in porta il compagno, il che secondo me lo rende ancora di più un attaccante molto molto interessante, uno di quelli che viene incontro alla palla, non solo smista alla sua destra o alla sua sinistra, ma si può girare a testa bassa e fare il passaggio in profondità al compagno di squadra. Aspetto che nella Lazio non esiste ad oggi. Un altro aspetto, e questo onestamente è un po' più scontato vista la sua fisicità, che mi piace molto di questo ragazzo è che è bravo ad usare il corpo. Protegge molto bene la palla con il corpo, ci sa mettere il fisico davanti e questo è molto molto importante. È un attaccante centrale, può essere al massimo una seconda punta, ma ripeto, al 90% lo vedo come attaccante centrale. Però se mi dovete chiedere, Manuel, a chi assomiglia Bazdar se lo devi paragonare a un giocatore che è presente già nel campionato italiano? Ragazzi, caratteristiche, struttura fisica e modo di giocare a pallone. Non fraintendetemi, eh? Lo sapete a chi? A Decathlare, avete capito bene, a Decathlare. Ecco, ci tenevo a farvi questa mia piccola scheda su Bazdar, maledizione, chiosando questo video con un po' di dispiacere, perché secondo me Dia in pugno, Noslin quasi, ne sa che la Lazio se lo lascia sfuggire di mano questo giocatore, e già ve lo dico oggi, mi espongo. Segnatevi questa data in cui ho pubblicato sto video. Questo tra 2 o 3 anni sarà un crack. Ragazzi, mi piace tanto, 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 tanto. Questa è l'ennesima dimostrazione che se uno è bravo a cercare in giro per l'Europa i calciatori, li trovi a un prezzo assolutamente accessibile. Adesso però, 20, 21 anni, questo tra 2 o 3 anni, a 23, 24 anni, vale 40 milioni, ve lo dice Manuel Lito. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Vi mando un abbraccio forte a tutti quanti e come sempre. Forza Lazio, a tutti!